Powered by Card Game Club. Un salve a tutti signore e signori e benvenuti in questa nuova magica parte. Signore e signori, scusate se tengo il volume un pochino più basso, ma in una parte precedente YouTube mi ha detto che avevo violato dei cose di copyright della Nintendo perché si sentiva una canzoncina in più delle altre. Fortunatamente si poteva rimuovere, cioè se sentite per esempio delle cose, leggete delle cose sui vostri video, potete andare su audio quando andate a modificare il video, gestione video, e potete annullarla, cioè potete cancellarla. Io non lo so cosa è successo perché sembrava uguale all'antico spiccicato. Sta di fatto che il reclamo per il copyright però non c'è più, quindi è un'ottima cosa per non perdere qualche dato, insomma, oppure cercare di essere cacciati via dalla propria partner. Io alzo poco di più perché sennò non si sentono mazza. E adesso andiamo. Sì. Pim pim. Oh, siete voi? Ovviamente dobbiamo dire che siamo tornati dal percorso 6 dopo averlo girato tutto e sono finalmente riuscito anche a prendere l'incada per sbaglio. Comunque, non, cioè, quando ho spento l'ultima volta, quando ho salvato, diciamo, ci siamo salutati, era finito, avevo solo lisciato l'uscita. Siete sicuri? Sì, eccolo qui. Borneo, consegna il pokeflauto. Grazie, e di che, amico? Tu sei l'unico in grado a suonarlo, vero? Che ci vuole? Basta e fai... Snorlax sente un tiro dal suono e potrebbe anche attaccare. Dobbiamo fare attenzione. Ora comincia a suonare, sei pronto? Sì. Comincia la musica, ragazzi. Vediamo un po' cosa cavolo succede. Ah, la musichetta è sempre la stessa. Snorlax ha spalancato gli occhi. Non è vero. Ah, anche se non si direbbe. Bello. Vediamo un po' come va. Snorlax, vai Pikachu. Ok, 15 maschi, ottimo. Elettrococcoliamolo. Ah, porca vacca, c'ha 8. E vai così, sì, vai così, lo so, tanto lo fa apposta. Vabbè. Che cos'è? Leccata? Carino. Tuono sciocchiamolo. Deve essere la peppina. La peppina. Allora, proviamo a fare attacco rapido, perché non vorrei buttargli addosso una super bomba di elettro... Come si chiama? È amnesia. La difesa speciale aumenta di... Ok, quindi a prescindere non posso usare il Plutono Shock. E a questo punto possiamo provare con Energisfera. Vai! Anche se ho paura, decisamente. Ah no, alla grande, che cacchio... Ma che porca zozzera! Con bacca cedro. Oh, ma che figata! Così si vedono le bacche. Bello. Decisamente molto bello. Allora, una trend di sfera si sta. Vai! Badush! Adesso ci andiamo di attacco rapido. Vai, Pikachu, vai, vai! Sì, cacchio, forse ci siamo, Oppure vogliamo... No, meglio di no. Borsiamo. Pokebolliamo. E via. Sto sputando da tutte le parti. Vai, prendiamolo, forza, che ci serve Snorlax. Giusto così. E porca vacca. E adesso... No. Lotta. Vai, speriamo. Perfetto, cacchio. Mi ha leccato decisamente. Borsiamo. Ultimo strumentiamo. Pokeballiamo. No, cacchio. Peccato. Su, ce la dobbiamo fare. Sentite la tensione palpabile proprio. No, cacchio. Uffa. Ci siamo andati così vicino stavolta. Ci ho sentito proprio lo stomaco che faceva. L'hai preso? Vaffancina. Porca vacca, va.
E dai, fai quel cavolo di rumore che gli tiri una gran crocca in bocca e quello lo catturi a prescindere. Sì! E cacchio, non poteva essere 8.000 volte la stessa cosa. Dobbiamo fare il rifornimento di Pokéball. 405.000 capperetti di Bruxelles. Dopo aver tragugiato i suoi immancabili 400 kg di cibo quotidiano, cade in un sonno profondo. Vabbè, un po' ciccione non va come realtà, eh. Mazza, 400 kg sono tanti, eh. Soprattutto al giorno. Forte, hai catturato Snorlax! Fur. Ah, questo è il cane, infatti. Questo è un colpo di scena. Non so suonare il pokeflauto, per me è solo un soprammobile. Ma tu, che lo suoni fin da piccolo, saprai trarne una melodia sublime. Anche il mio frufru sembra apprezzare la tua musica. Beh, certo che i miei favolosi spettacoli di fuochi d'artificio gli piacciono ancora di più. È chiaro, beh, è ovvio. Però devo dire che una volta eri più bravo a suonarlo. Mazza che cane, vabbè, te lo lascerò così potrai esercitarti. Mazza che vergogna sto tizio. Ma per caso quello era un tentativo di riconciliazione? Bah, comunque, tutto è bene quel che finisce bene. E ora attraversiamo il ponte, ci aspetta un nuovo avventura. Cacchio, quanto sei saggia! Allora, andiamo prima a curare i nostri Pokémonzoli. Oppure, lo sai che facciamo? Anzi, adesso catturiamo. Porca vacca, ok. Curiamo i nostri Pokémonzoli. E andiamo a piantare una banconsola. Anzi, prima prendiamo anche qualche Pokéball, visto che ci siamo. Pam 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 che pacci ci pucci ciam tan tan mi makin packs man ben ben smaghi mi mangi smaghin boom. Ah, voglia, guarda qua quanto possiamo fare. Yeah. Vi consiglio sempre di fare così, almeno vi danno ogni volta una premier ball, come le volete chiamare voi. Che ci schiaffiamo adesso? No, io... Ah, qualche repellente, giusto così. Due proprio alla grande. Via. In caso ci siamo rotti le scatole di trovare Pokémon. Difficile, adesso dobbiamo cercare di catturarli tutti. Cosa che c'è, Moll? Cacchio. E andiamo. Detto questo, allora quelli del percorso se li abbiamo presi tutti. Ah sì, andiamo a piantare una bacca, no? Vediamo un po' cosa succede. Allora, e dobbiamo anche annaffiarlo, ovviamente. Vuoi piantare una bacca? Sì, grazie. Bacca pesca o bacca arancia? Bacca pesca, avvelamento. Bacca pancia? Sì, bacca pancia. Sì, una bacca aranciuccia. Sì, annaffiamolo. Ah, guarda che... guarda com'è carino. Poi, ha forma veramente di Lotad. Di Lotad, volevo dire. Vuoi piantare una bacca? Sì, e ci piantiamo. Una bacca pesca, giusto per vedere un po' come crescono. Tanto prima che ci ritorniamo qua ce ne vuole una bella cosa. Una bella corazza di tempo. Ammazza, precise uguali le macchie, sei proprio forte, Born. Almeno nel gioco, ovviamente. Pam 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 pam, nuove avventure ci aspettano! Eccoci qua. Che cos'è? Oh, dimmi che questa è la pension. Sì, è la pension. Grande. Ah, ecco gli ultimi due, giustamente. Ah, magico! Certo, ci potevo mettere 2-3 ore in realtà. Trovi vuole visitare la pensione Pokémon. Andiamo, dai. E andiamo, forza. Visto che sei così ignorante. Pam 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 pam. Ah, che bello! Questa è la pensione Pokémon. Qui puoi far allevare i tuoi Pokémon, grazie. Esatto, puoi affidare alle persone i tuoi Pokémon. Se ne affidi due potresti avere una bella sorpresa. In effetti a volte ci si può trovare un uovo di Pokémon. E se lo metti nella tua squadra dopo un po' verrà fuori un Pokémon. Davvero, viene fuori un Pokémon? Forse dovrei provare a lasciare qui i miei. Dipende che cosa lasci, perché se lascio tipo per esempio Lotad e Psyduck viene un intruglio di Pokémon strani. La prossima volta. Io non ho molti Pokémon che... magari ne affido qualcuno la prossima volta. Potrebbe essere un'idea, comunque cercherò di Pokémon che non sai formare una squadra di ballo. È chiaro, tanto tu sei fissato. No, cacchio, mi piaceva la musichetta. I Pokémon trovati nelle uova a volte hanno le stesse mosse dei Pokémon affidati alla pensione. È vero, cacchio, tipo Pikachu a livello 1 con falce cannone. O con energisfera, cacchio.
Comunque, ovviamente questa è la pensione Pokémon. Ci prendiamo pure dei tuoi Pokémon. Che sta facendo quest'altro? Oh, adesso trovi un trovatello selvatico. Oh, un Ducklet. Sì, adesso se mi ci strofino di sopra è finita. Anzi, proviamo. Sì, ragazzi. Nuova super parte in cui cercheremo Pokémon da tutte le parti. Comunque, ottimo. Vedi? Cioè, proprio attacco d'ala. Boom! Mazza che mina! Continua a sputare sui Pokémon. Allora, quindi adesso che lo sappiamo, intanto vediamo quanto ci dà. Patush! Oh, è levati, ok. Uè, uè. 122. Un'inezia! Un'inezia! Allora. Io vorrei parlare con te. Ah, magica, hai curato un Dunsparce? Ma sei una forza! Ehi, questo però prima. Ah, vedi, questi quindi molto probabilmente qua si troverà un Dunsparce. Vediamo un po'. Oh, Krogan! Sì! Grande, lo voglio! E vaffancina. Mi hai fatto arrabbiare. Io lo volevo maschio. Me lo metto decisamente in squadra, Krogan. Ah, vedi? Che porcheria è? Fango bomba? Fango sberla? Ci buttiamo su un tono shock alla grande via. Cavolo, siamo già due quota di Pokémon da prendere alla... vabbè, non esagero, non ti ho fatto così male, mamma mia. Ingrato. Dai, cacchio, Grogan alla grande, porca miseria. Sono un sacco i nuovi elementi che potrebbero entrare nella mia squadra. Oh, Roselia! Badiou l'abbiamo preso. Oh, grande, Roselia 14. 14! Elettrococcoliamolo come prima mossa. Ovviamente non gli fa una gran mazza, ma almeno è paralizzato. Veleno bucacchio. Questa non ci voleva. Vabbè, sono già avvelenato, quindi. Allora, attacco rapidiamolo. Vediamo cosa succede. Dai, alla grande si può. Mega assorbimento addirittura. Mazza, figo! Pam 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 pam. Attacco ravvidiamolo per una seconda volta. Che dite, un altro? No, ci proviamo. Ci buttiamo nella mischia. Porca vacca. Povero Pikachu, che mi sta facendo cadere di tutti i colori. Vai! Sì, grande. Pam 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 pam. Oh, qui la din nel 27. Cappero 27, oh, porca miseria, sono troppi. Dobbiamo andare a battere per forza la prima palestra, sennò è finita. Cioè, la seconda palestra, volevo dire. No, niente. Wow, siamo sicuramente quasi a metà del box 2. Allora, chissà se anche il profumino vale qua. Ma che cos'è questo? Ma che cacchio è? Come si chiama? Shrinks? Shwirling? Shwirlix? Chissà che tipo è? Shwirlix. Cappelletti. Vediamo che attacchi ha. False lacrime. Ammazza che brutto. C'ha i denti da Dracula. Oh, santo cielo. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ammazza quanti Pokémon qua si trovano. Coro? Ah, che figata. No, oh, scusa Pikachu. Però insomma hai fatto il tuo dovere, Capperetto. Vai Ghirlia, tocca a te. Borsiamo. Pokeboliamo. Yes. Ce ne abbiamo 35.000, voglia. Ehi. No, sì, cacchio, pensavo stesse uscendo. Meglio così, grande. Oggi giornata fortuita, per gli acchiappamenti di Pokémon. Ah, però dobbiamo andare a curare per forzissima il buon vecchio Pikachu. Perfetto. Allora, Pokémon zuccherino è un folletto. Ah,
Immobilizza il nemico avvolgendolo in filamenti bianchi, dolci e appiccicosi. Zio... giusto. No, niente, vabbè. Potremmo chiamarlo Zuccherello. Zuccherello Bello. No. Però pensa che figo, come si chiama? Vai, Zuccherello Bello! Decisamente. Il prossimo Pokémon a forma di nuvoletta di zucchero lo chiamerò Zuccherello Bello. Comunque questo ricordiamo che è il percorso 7, che io non lo so perché ho pensato più volte al 6, nonostante l'avessimo già fatto. Pam 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 chic 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 pam 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 chin chir pam pam pim chic 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 pam chin chic 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 pam pam pam. Allora, e andiamo, forza. Non lo so, prima usavo sempre il trackpad, adesso mi viene sempre da usare le freccette. Percorso 7 via fiume. Dai, vediamo un po' se riusciamo a trovare o a Ducklet o a... com'era quell'altro? Oh, il Lumines! Che poi mi sa che uno è sempre maschio e l'altro è sempre femmina. Mi sa che questo è sempre femmina, infatti. Quindi non tardiamo a catturarlo. Oddio, possiamo fare una ricerca velocissima sull'iPad, che tanto ce lo so. Mazza, non gli ho tolto una mazza. Eh no, per lui simpatia, che pizza. Eh sì, perché Volbeat è sempre maschio e lui è sempre femmina, quasi sicuro. Luce lunare, cappere... Wow! Ma che figata. Insomma, sarà una cosa lunga qua. Se questo usa luce lunare tutto il tempo. Dai! Forza, forza, forza! Porca vacca! No, vaffancina però, così non si può andare avanti. Speriamo che a un certo punto li finisce. Che dire, artwork spettacolare di questo attacco, però non è possiamo andare avanti così. Ok, io direi che siamo... Ok, borsa. Ultimo strumento, Pokéball. Dovremmo farcela, se non sbaglio. E vai. Però ogni volta che stringo le chiappe possiamo dire che mi esce un e-vai un po' presente. Vabbè, fa niente. Pikachu number 24. Chi l'avrebbe mai detto? Ragazzi, state allenando anche voi un Pikachu come me? Per favore ditemelo tra i commenti, perché voglio sapere. Gran fisico, ma levate proprio. Vorrei proprio sapere chi è il pazzo che lo fa con me. Cioè, io lo faccio arrivare al 100, non so voi, eh. Sarà forse uno dei miei primi Pokémon al 100. No, vabbè, noi non esageriamo. Aspettate, continua a sputare sullo schermo, ma perché? C'è lo sputaccio facile. Oh, un altro. È sempre lo stesso, però non me lo ricordo di questo colore. Flabebe. Flabebe. Non ce ne frega una mazzissima di Flabebe. A meno che non ci siano qualche strana evoluzione o cose del genere. Pam 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 pam. Oh, che sicuramente questo deve essere forza massa. Quello era sempre invece questo forza massa. No, bugia. Bugia. Chissà però adesso che ci va. Io le debolezze e le resistenze le ricordo da sempre. Però mo che ci hanno messo sto Pokémon fatina. Chissà che cos'è. Ma sicuramente è tipo il tipo drago. Sarà debole al tipo fada. E chissà gli attacchi di tipo fada come sono. Boh. Ai posteri l'ardua sentenza. Cioè, ai posteri l'ardua. Insomma, l'ardua cosa. Allora, che cosa dobbiamo trovare? Sicuramente Ducklet e poi un altro. Non mi ricordo. Allora l'abbiamo già trovato. Alcune volte mi scapperanno i motivetti con la bocca, ma non ci posso fare niente. Sono troppo accattivanti queste canzoni. Ah, uno stormo di Pokémon, quindi ci sono anche qua. Vediamo chi ci aspetta. Ah, Psyduck dappertutto. Mi ricordo che Psyduck in un gioco che dovrebbe essere stato Diamante e Perla è stato il mio primo
Vabbè, buonanotte, mo ci sentiamo tutti. Grazie. È stato il mio primo shiny, decisamente. Qui è inutile che uso elettrococcola, lo distruggo. Sì, sculettami in faccia. Ah, tutti così mo, eh? Meno male che Pikachu mi mette fuori. Oh, che ha fatto? Una presa di posizione. Lui sarà il mio Psyduck, il primo che ha deciso di attaccare. Tono Shock. Intanto leviamoci in di mezzo tutti gli altri. Wow, wow. Però cacchio, cioè Psyduck non faceva qua qua così. Che cos'è? Ah, ok. Thunder Shock. E via. Guarda, io sull'ultimo adesso ci butto elettrococcola. Che cacchio, scusate, però ci sono tutte gocce da tutte le parti. Sul prossimo elettrococcola stavo dicendo in modo tale che vediamo se resiste o meno, perché se resiste meglio non si può. Vai, elettrococcola lo baby. Però penso di no, infatti, porca miseria, è andato brutto. Ah, brutto colpo adesso. Chissà. Sei rimasto tu, amico mio. Vediamo cosa mi regalerai. Io provo a catturarlo direttamente così, perché lui con Abra, con coso come si chiama, sia con Abra che comunque sia era inevitabile, ma anche con coso come si chiama, con Ninkata, l'ho lanciata alla prima botta e l'ho preso. Peccato, ho fatto due colpi. Dai, ce la possiamo fare. Oh no, invece no, questa stavolta ce l'ha messo nelle chiappette proprio subito. Allora, sai, per favore non fare così, perché sennò ti lancio una cannonata in bocca. Certo, io vorrei che Born lanciasse questa Pokéball abbastanza forte, in modo tale da spaccargli il cranio. E così entra. Perché sennò io non saprei che cavolo usare. Se devo essere sincero, Parassissime l'ho levato per pugno spine, quindi posso solo provare così. Sennò, niente. Eh sì! Meno male. Dai, ci è andata la grandissima. I dati di Psyduck sono stati messi nel into the Pokédex. Comunque io direi altri 2-3 minuti di gira e molla, di tira e gira. E poi possiamo anche... intanto salvo, però non si sa mai. Salva. Yeah. Dobbiamo trovare sicuramente Ducklet, ma io mi sono dimenticato qual è quell'altro che andiamo a trovare. Eh no, tu no, sicuramente tu no. Piga. Oh yeah, piga. Allora. Vediamo un po'. No, dove vai? I Pokémon si trovano dentro l'erba. Vediamo se riusciamo a trovare un altro stormo di Pokémon, perché magari troviamo... Ah, Roselia, vedi? Giusto. Oh, l'ho preso? No. Ah, no, l'ho preso, Roselia. Allora, quale cavolo era l'altro? Oh, questo è un mistero. This is a mystery. E affini. Ok. No, è tuo, ancora no. Però, diciamo che è abbastanza inquietante sto volume, eh? Non possiamo dire il contrario, sicuramente. Che sia un coso coccoloso, anche se è fatto di zucchero filato. Coccoloso manco per niente. Il mio gatto è coccoloso, tu fai paura. Niente, ancora nessuna traccia di... Vogliamo provare a spruzzare il miele? Smirkle! Mio devi essere. Sì. Cacchio, non potete capire quanto è difficile trovare Smirkle in qualsiasi gioco. Credo che sia la stessa cosa anche qua a questo punto. Che figata!
Allora, lui può usare... dobbiamo stare attenti anche perché... dobbiamo prenderlo per forza. Elettrococcola. Ultimo strumento, via. Stavo pensando, io mi ricordo che a un certo punto Schizzo finiva. E... oh, cacchio. A un certo punto Schizzo finiva e faceva scontro, ma non mi ricordo perché. Forse perché provavo a catturarlo sempre senza attaccare mai. Giustamente Schizzo poteva usarlo massimo 5 volte e poi copiava la mossa, no? Boh, mo vediamo. Niente, eh. Ah, a me non mi paralizza perché io non posso essere paralizzato. Che figata, sicuramente c'ho... no, parafulmine, come si chiama quell'abilità? Non me la ricordo, però sicuramente c'ho quell'abilità. Oh, ma porca zozza! Non va affatto bene. Così mi finisce tutte le Pokéball. Vabbè, non è questo il problema. I soldi non mancano, fortunatamente. E dai, grazie, almeno uno. Me ne bastava uno, poi puoi fare quello che vuoi. Ecco, appunto. Così mi hai fatto rosicare. Se uscivi alla seconda andava bene. Però, cavolo. Me ne rimangono 24, di già. Ce ne avevamo 35 prima. Non so se mi spiego. E va, pancina. La cosa si fa veramente interessante. Qua, io ho 20 elettrococcolo o 30? Non mi ricordo, speriamo 30. Perché sennò... E dai, ma va, pancina, però come cacchio è possibile? Sei un cacchio di Smeargle, non puoi fare tutto sto macello per entrare dentro una Pokéball. Che poi ho sempre chiamato Smerald, sinceramente a me piace di più Smerald, però ho scoperto che invece si chiama Smeargle. Oh, mi ha fatto pure perdere 15 secondi di fiato. Oh, santa pace, ma perché fa così? Non ci voleva per niente. Sembra di catturare Articuno, io mi ricordo che per catturare Articuno ogni volta ci mettevo i secoli. E va, mori ammazzato. Beh, almeno è paralizzato e non può agire. No, sto a rosicare, ragazzi. Porca zozza, ma che cacchio faccio? Perché è arrivato tipo al limite. Se io su un'altra elettrococcola se ne va a farsi friggere questo Pokémon. Per forza, sì, per forza. Che faccio? Accidenti. Fatemi pensare. Sinceramente non so che fare. Ah, prego! Oh, grande, meno male. Wow, salviamo alla grandissima. E ragazzi, penso che vi saluto per qua con una vittoria vittoriosa, perché insomma prendere Smeargle così non è tanto facile. Ci abbiamo buttato 20 Pokémon, però. Delimita il suo territorio usando la coda come se fosse un pennello. Ha lasciato oltre 5.000 segni diversi. No. Perfetto, ragazzi, sì, decisamente. Salviamo e ci vediamo alla prossima puntata. Sì, decisamente. Salva! Ragazzi, vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi, che questa guida, secondo me, merita, insomma. Va bene, ragazzi? Grazie mille. Tanti bacetti. Ciao, belli!